We'll you La Commissione von der Leyen da questo punto di vista è disastrosa, i nostri agricoltori hanno dato prova di straordinaria resilienza anche alla luce delle recenti crisi, ma rimangono ancora molte sfide, ad esempio i prezzi, la pressione sui prezzi dei prodotti agroalimentari. Abbiamo un mercato globale molto competitivo, questo porta ad una situazione di incertezza. Gli agricoltori devono rimanere competitivi e contemporaneamente però rispettare gli standard qualitativi di protezione ambientale. Insomma, il lavoro è complesso. Gli agricoltori possono contare sul sostegno dell'Unione Europea. Eh, È il momento di far capire che l'agricoltura ha bisogno di attenzioni ma non dei sussidi. È un'occasione di quelle che non ricapitano. Se ci facciamo sentire questa volta si riesce a ottenere qualcosa. Non è solamente il passato l'agricoltura, l'agricoltura è il futuro, l'agricoltura è quello che, che ci dà da mangiare, è, è paesaggio, è bellezza, è tutto. In Italia diciamo abbiamo fatto del nostro meglio. Rimane il tema di una politica europea che da questo punto di vista secondo me va cambiata. La siccità ha provocato danni per 6 miliardi di euro all'agricoltura, ma la Meloni scarica la responsabilità al Green Deal. Per noi l'agricoltura è strategica, i nostri agricoltori hanno avuto un abbattimento del reddito progressivo. Ed è anche per questo che oggi sono dei segnali di esasperazione che derivano da anni e anni di eh, Scelte scellerate. Buonasera, da viceversa nella nostra copertina. In breve, le proteste degli agricoltori e eh, le tensioni che nelle ultime settimane hanno attraversato i quattro angoli d'Europa, in Germania, Olanda la scintilla eh, della rivolta, poi Francia, Spagna fino eh, ai blocchi in diverse regioni italiane, abbiamo visto le reazioni politiche, la mobilitazione come sappiamo continua al centro della protesta l'ostilità al Green Deal, l'agenda verde di eh, Bruxelles e l'obiettivo di emissioni zero entro il 2050, oltre alla la politica agricola comunitaria nel mirino ci sono le importazioni a basso costo dall'estero, il libero scambio, caro carburante. Gli agricoltori intanto eh, sono già eh, alle porte di Roma da eh, qualche giorno e su questo io vorrei dedicare la prima parte della nostra trasmissione chiamando in causa Lorenzo Falcioni. Benvenuto, grazie di essere qui. Lorenzo Falcioni è vicepresidente CIA Romagna, la Confederazione italiana. Agricoltori eh, abbiamo visto falcioni dalla Premier Meloni e dalla m, presidente della Commissione Europea von der Leyen. Eh, aperture in qualche modo ci sono state. Penso all'annunciato alla, ritiro della proposta sui pesticidi, fitofarmaci, credo che poi su questo ci siano anche delle precisazioni da fare. Ecco, eh, secondo lei sono segnali confortanti eh, oppure come pensano in tanti. Eh, questo. Cioè, quest la tempistica di questo eh, rinnovato interesse verso le istanze degli agricoltori è sospetta in qualche modo perché ci avviciniamo alle elezioni europee. Grazie, Grazie dell'invito, prima di tutto, e entriamo subito eh, sul tema. Prima di tutto, queste, queste proteste che partono dall'Europa, ma trovano ovviamente terreno fertile anche in Italia, sono sinonimo di un'esasperazione di un settore, esasperazione che eh, come associazione eh, da tempo denunciamo, che eh, non riguarda soltanto eh, la questione ambientale, ma riguarda eh, soprattutto anche la questione del reddito degli, delle aziende agricole. E, partendo da, dalla domanda, eh, diciamo che mh, gli agricoltori eh, sono i primi eh, questo ci tengo a sottolinearlo, a voler bene al proprio ambiente perché eh, il loro habitat, il loro territorio è la loro fonte di sostentamento oltre che eh, abitarci come tutti i cittadini. E eh, giustamente ci, ci deve essere il giusto equilibrio tra il mantenimento dell'ambiente, del territorio e, come dicevamo prima, il mantenimento del reddito. Non è accettabile una riduzione di, ehm, come dicevamo prima, di fitofarmaci piuttosto che eh, una riduzione della possibilità di coltivare il famoso 4% eh, di incolto che, eh, di cui parla la nuova PAC, sono delle riduzioni concrete alla già situazione difficile delle aziende agricole che portano eh, inevitabilmente a eh, situazioni di o chiusura o comunque sia... Accendono giustamente queste proteste. Gli obiettivi sono ambiziosi, ma poi sono i costi ad essere ma troppo elevati. Allora, gli obiettivi devono essere raggiungibili e devono essere mm, sostenibili. Non si può, mettiamola così, la pandemia eh, di Covid. E eh, il nuovo, le guerre, che purtroppo in, non dimentichiamoci, siamo in un periodo di guerra, hanno portato a eh, un'attenzione un maggiore al mondo agricolo. Abbiamo capito che il concetto di globalizzazione non è più praticabile. Mm, non è vero che l'andiamo a prendere dove lo fanno, abbiamo visto che se non c'è, poi le, le, ne risente l'economia e ne risente certo. anche il cittadino. Quindi, cercare di. Quanto più possibile una sostenibilità eh, eh, anche da un punto di vista delle produzioni, va in contrasto col fatto che dobbiamo lasciare no, una percentuale di, eh, di coltivazioni a eh, incolta. In più, eh, la problematica di eh, avere dei mezzi per combatterle. Prima si faceva riferimento alla, al ritiro della. Eh, normativa che eh, prevedeva una riduzione del 62% dei fitofarmaci, delle molecole e anche eh, dei, dei concimi utilizzabili in agricoltura. Ci tengo a sottolineare che il Parlamento europeo già il 22 novembre aveva bocciato questa proposta e rimandata in Commissione. Quindi le eh, comunicazioni che sono... È una mossa di... un po' strategica questa estate. È, è importante che queste proteste mm. e, e questa attenzione mediatica, in particolare dei cittadini, che trova un coinvolgimento di tutti quanti, di tutto quanto le, il popolo italiano e europeo, non si faccia... Eh, diciamo così, a da proclami. Noi abbiamo bisogno di risposte subito perché in questo momento le aziende agricole hanno difficoltà contingenti che sono ovviamente aumentate dai cambiamenti climatici, dei cambiamenti climatici molto, eh, con fenomeni eh, eccezionali e su questo Falcioni mi preme ricordare appunto il periodo dell'alluvione no? eh, in Romagna nel maggio 2023, anche il sacrificio di tanti agricoltori del Ravennate, ad esempio, mi viene in mente che eh, non hanno esitato ad acconsentire il taglio di un argine, poi questo ha portato all'allagamento, alla distruzione delle, delle loro aziende agricole, serre, eh, quindi insomma è ancora più difficile in queste situazioni rialzarsi. Assolutamente sì, eh, tengo a ricordare pri prima di tutto le 15 vittime alle quali non c'è rimedio. In secondo luogo ovviamente l'agricoltura è l'attività economica che ha risentito in maggior parte perché ovviamente le, le superfici in gioco sono state tantissime. Non dimentichiamo, oltre ai territori allagati, i, mh, anche i territori di collina dove eh, tante tante eh, smottamenti e frane, strade, hanno reso impraticabile quasi il 30% delle, eh, dei campi coltivabili in collina. Siamo davanti a una realtà, quella che è successa in Romagna, e eh, che è eh, imprevedibile, dicevano, ma probabilmente non è una cosa che ha dei tempi di ritorno in futuro, si parla di 500 anni di tempi di ritorno. Per come sta andando il clima e probabilmente questa cosa purtroppo accadrà magari da qualche altra parte, quindi ci vogliono gli strumenti per rispondere a questo genere di cambiamenti climatici, ci vogliono piante resistenti, resistenti alla siccità e alle eh, avversità, prima di togliere gli strumenti per poter coltivare. Cioè, è come a un malato togliere le medicine certo. e, e, e pretendere che si eh, guarisca da solo. Eh, questa è, 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 una, è una cosa che non è proponibile. Ci tengo anche a sottolineare un'altra cosa: le scelte a volte ideologiche che muovono certe eh, diciamo così, eh, scelte ambientali. Portano, come si vede spesso, a delle scelte imprenditoriali diverse. Noi vediamo molte imprese del, industriali, artigiani, che eh, per rimanere in piedi eh, delocalizzano. Non dimentichiamoci che l'agricoltura è il settore primario che, al quale è impossibile del, delocalizzare. Io non posso prendere su e andare a fare la, la mia campagna da un'altra parte. E l'Italia è. Il, diciamo così il paese con la maggior parte di biodiversità e di eh, qualità non dimentichiamo soltanto l'Emilia Romagna ha 44 prodotti DOP certo. e IGP se viene a meno il prodotto viene a meno tutta la catena in questo momento è importante anche portare a casa una nuova legge sulla filiera su 100 euro, e sono dati Istat, di eh, spesa consumata dal cittadino, quello che rimane in tasca all'agricoltore sono 2 euro. Non è possibile che, quando parlavo di reddito, che questa cosa non possa essere gestita. Io non, non voglio dire che chi è in mezzo non deve guadagnare, ma non, voglio dire che chi ha la produzione, chi, chi ha eh, la, la materia prima, deve essere messo e ha tutti i rischi perché dicevamo prima siamo sotto la volta celeste, deve avere la possibilità di poter fare azienda, di poter fare imprese. E per portare avanti battaglie come questa occorre essere uniti, questo è un appello che come CIA voi vi sentite di lanciare? Assolutamente sì, il nostro presidente Cristiano Fini eh, l'ha detto su tutti i tavoli e eh, questo è il momento perché... Eh, gli agricoltori non si frammentino ma si faccia massa critica perché i problemi sono i problemi di tutti gli agricoltori, sono i problemi che ci ha anche già da eh, il 26 ottobre, noi abbiamo fatto una manifestazione a Roma sempre su questi temi e, e sono e grazie anche a eh, questo momento storico e a, alla... Mh, Sacrificio di tante aziende e tanti agricoltori che hanno lasciato la propria azienda per, per, questo, per andare a manifestare. Io ho è tanto così. rispetto di chi ehm, lo sta facendo. Lo sta facendo. Però, in questo è il momento di non frammentarsi, ma di essere uniti e ottenere dei unione risultati. Unione fa la forza. Esatto. Segretario, allora abbiamo visto il mondo agricolo europeo è in subuglio la protesta sta eh, dilagando. A San Marino dove stiamo andando? Innanzitutto buonasera a tutti e grazie anche da parte mia per averci invitato appunto a questa puntata. Credo che la Repubblica di San Marino stia lavorando molto per gli agricoltori. Allora, innanzitutto voglio riprendere le parole anche del ministro italiano quando dice che l'agricoltura è uno dei settori strategici in Italia, ma anche nella Repubblica di San Marino così come vorrei riconoscere a tutti gli agricoltori il forte lavoro che loro a livello quotidiano fanno nell'ambito del loro settore per cercare di mantenere tutto quello che sono le culture che stanno portando avanti, così come tutta l'attenzione che stanno prestando sul tema dell'aspetto ambientale, perché le lavorazioni che fanno loro hanno una finalità anche dal punto di vista ambientale. Alzarsi la mattina alle 4 per poi trovarsi la sera ancora alle 8 lavorare nei campi credo che non sia un lavoro di quelli più semplici e, e credo proprio per, per il tipo di lavoro che viene fatto da queste persone va riconosciuto anche un giusto reddito perché uno dei temi che appunto è fondamentale per la protesta è quello del reddito. È solo 2 euro il prezzo finale, 2%. Ci, ci sono prodotti come... Giusto, sì. Ci sono prodotti su da loro prodotti che vengono venduti a 0,20 centesimi e sul mercato li trovi 2 euro, 2 euro e mezzo, quindi non sono di certo loro che guadagnano oppure eh, beneficiano del reddito proprio su quello che sono le loro produzioni. Così come un segnale di protesta che stanno dando è quello per cui l'Europa con le, delle regole rigide che sta dando in tutti i paesi dell'Unione Europea Sta cercando di andare verso la un, un, lotta al cambiamento climatico. Quindi sta facendo dei provvedimenti che vanno verso una transizione, eh, una transizione ecologica, ecologica uh -huh. tutto quello che vogliamo, ma dall'altra parte non ci si può permettere che paesi extra UE le produzioni vengono importate nei paesi UE e non c'è controllo. Quindi bisogna chiedere maggiore attenzione certo. all'Unione Europea. Ecco, da questo punto di vista, segretario, noi. Come, come stiamo andando avanti? Noi siamo un po' allineati a quello che è l'Unione Europea. E abbiamo fatto recentemente anche dei bandi qui nel territorio della Repubblica di San Marino per cedere dei terreni pubblici agli agricoltori. E questo bando prevedeva addirittura il 20% che non veniva lavorato il terreno rispetto alla superficie che è stata concessa. Il 20% di quella superficie non deve essere lavorata proprio per cercare di mantenere la biodiversità. Però in questo caso sono terreni pubblici che noi abbiamo messo a disposizione attraverso un bando con regole precise agli agricoltori. L'altro aspetto era di realizzare un laghetto in modo che anche gli animali potessero eh, avere il loro beveraggio nel momento in cui ci sono periodi di siccità, proprio per cercare di allinearsi a quelle che sono le politiche europee. E i nostri agricoltori lo stanno facendo regolarmente e su questo appunto credo che vada riconosciuto il loro lavoro. Dall'altra parte stiamo facendo una politica economica sui contributi dove è rigorosa, sostanzialmente molto rigorosa, dove se ci sono delle risorse che possono essere risparmiate e cercate di indirizzare proprio in quei settori che sono in difficoltà attraverso la Commissione per le politiche e delle risorse ambientali ed agricole, noi abbiamo cercato di massimizzare al massimo quelli che sono i contributi che il governo concede all'agricoltura annualmente e abbiamo aiutato maggiormente quei settori che abbiamo riscontrato essere in difficoltà, alla luce anche di quelli che sono state le alluvioni nel periodo scorso oppure le siccità negli anni precedenti. Diciamo che il governo ha sempre assistito la nostra agricoltura si è sempre fatto trovare pronto e mi auguro che anche nel prossimo futuro continui con questa, con questa disponibilità. Una piccola pausa, torniamo tra poco. Ben ritrovati, allora dalle proteste degli agricoltori in Europa siamo passati a, a, alla situazione più eh, prettamente sammarinese. Il segretario al territorio Stefano Canti ha elencato quello che è stato fatto un po' negli ultimi anni. Adele Tonnini, consigliere di rete, è stato fatto abbastanza, si fa abbastanza? Grazie innanzitutto dell'invito, e buonasera a tutti. E, allora, secondo me si può fare di più. Eh, diciamo che da dove siete partiti voi come premessa, che è quello che è emerso anche in Europa, ehm, a me piace informarmi anche via trasversalmente diciamo, no? e eh, non quindi guardare un po' solo una faccia, ma devo dire che per quanto riguarda quell'unità di cui parlava, forse è proprio quello che si rispecchia. Secondo me non c'è questa unità all'interno dell'agricoltura. Dell per cui poi anche queste manifestazioni eh, vengono divise. Eh, appunto, da, da quello che io ho letto anche separatamente, purtroppo l'agricoltura è divisa: è divisa in quello che è l'agricoltura convenzionale che poi dimostra e protesta eh, per un Green Deal, per una PAC che non li soddisfa, a una parte di agricoltori invece biologici che invece puntano su quello che è la direttiva nuova okay. della PAC. No? Quindi una sensibilità verso l'ambiente, una sensibilità verso la salute, verso il territorio, verso la tenuta eh, sostenibile dei territori e delle risorse. Ecco io credo che questa divisione purtroppo ci sia anche a San Marino perché è un evidente è un riflesso abbastanza logico, anche se vogliamo. Quindi su questo modo, in questo senso sì, si può ancora fare meglio eh, e io credo, insomma, come rete l'abbiamo sempre sostenuto. Che noi non possiamo ambire a una politica europea eh, o comunque semplicemente puntare a, ehm, ad avere le normative, a sostenere le normative europee. Siamo cioè, più dobbiamo piccoli. ragionare nel piccolo? Siamo più piccoli, perché, siamo certo. più eh, dimensione più territoriale, molto più piccola. Come diceva il dottor Falcione, da globalizzazione dobbiamo tornare al locale. E noi siamo, secondo me, il perfetto esempio per poterlo fare. Quindi dal nostro punto di vista noi abbiamo sempre sostenuto che la nostra eh, politica agricola deve orientarsi verso un'agricoltura sana come il biologico. Cioè non solo cibo sano ma che sia territorio, sostenibile. Sostenibilità delle risorse, quindi tutto quello che eh, l'agricoltura aiuta a portare in questo senso perché loro aiutano a fare questo, a creare una cultura eh, di un'agricoltura sana. Noi non, non dovremmo puntare a fare un'agricoltura per vendere fuori, noi dovremmo puntare a un'agricoltura che faccia un prodotto e riesca a chiudere le filiere internamente per il nostro sostentamento personale, non per vendere fuori. Io credo che insomma, a questo si potrebbe arrivare e lo si può fare attraverso anche una politica, come ha detto il segretario, di eh, contribuzione ad hoc, quindi mirata, specifica. E quindi un po' come anche la normativa europea sta cercando di fare, che però sono dovuti tornare indietro probabilmente proprio per le elezioni politiche di quello che diceva lei sì, Silvia più orientata esatto, però che comunque verso... ha dovuto cedere. Anche da noi eh, molto spesso si deve ehm. cedere. No? Mm. Però da noi l'agricoltura rappresenta lo 0,01% del nostro PIL. Ci sono 56 aziende in territorio oggi che danno un forte contributo, se vogliamo, e può, possono farlo. E credo che si può fare ancora meglio orientandolo ancora meglio nelle politiche eh, agricole e dando anche un forte senso di cambiamento reale per il nostro territorio, non solo anche per dare un'immagine esterna, perché poi questo vuol dire se tu crei un sistema sano, un sistema eh, che dai dimostrazione che puoi contribuire a creare quel reddito, allora puoi diventare anche un'immagine fu per fuori, per l'esterno e che cercare di contribuire ad avanzare sì. anche i rapporti. Grazie, vorrei sentire Lorenzo Canini, ecco, da agricoltore da chi si trova quotidianamente insomma, ad affrontare tante variabili, così come i colleghi italiani. Che eh, idea si è fatto di questa protesta e poi se produrre in qualità è davvero il futuro per, per San Marino, per il settore a San Marino? Innanzitutto, rinnovo un ringraziamento. Grazie a voi eh, tutti per l'invito a, a partecipare <ride> alla sua trasmissione. E, allora, a San Marino eh, stiamo vedendo come in Italia che c'è molta disinformazione. L'agricoltura sanmarinese è un'agricoltura di qualità dalla nascita, vediamo che sono quasi 30 anni che le produzioni, dai 30 ai 40 anni, eh, gli agricoltori sanmarinesi si sono Uniti ed aggregati creando le prime cooperative. Le cooperative sono stato il segreto per garantire il futuro all'agricoltura sammarinese. In questo momento c'è speculazione eh, per tutto il mondo che gira attorno all'agricoltura, perché è una speculazione più che altro politica, in questo momento. Gli agricoltori sono uniti è la parte politica che, secondo noi, sta cercando di dare un'immagine un pochino distorta del settore e della sua unità. Noi a San Marino lavoriamo, eh, il Consorzio Italiano di San Marino, quasi 20 anni, che fa da garanzia sui prodotti e sulle produzioni sanmarinesi, eh, lavorando sul, sui controlli. Gli agricoltori sono stati i primi, senza... Eh, senza nessuna imposizione, a lavorare su, delle, su una produzione più, più sana e con, delle, con dei disciplinari creati dalla parte agricola e con le cooperative e con la parte politica successivamente. E poi ce ne parlerai esatto. da Selva. e eh, hanno garantito al consumatore una qualità delle produzioni e una qualità anche, un, un autosostentamento nell'azienda agricola e Sammarinesi. In questo momento non è più accettabile sentire parlare e dalla... noi siamo molto risentiti per quello che avviene negli ultimi paio d'anni quando si parla di agricoltura gli agricoltori sono cambiati sono cambiate le tecniche sono cambiate purtroppo le tecnologie l'attrezzatura costa tantissimo per un pro... e l'unica cosa sicura è la spesa che è aumentata di smisura, la cosa non certa è la qualità il, la, il riuscire ad avere un raccolto e quindi una remunerazione su quello che si lavora. Eh, non possiamo eh, più essere aditati come persone che, eh, che, che non, non, eh, non si prendono cura del territorio perché siamo i primi. O, di sussidi, o e basta, i sussidi perché, perché siamo i primi questo, difensori no? del territorio o inquinano, in, o inquinano soprattutto perché <ride> la nostra eh, agricoltura è un'agricoltura sostenibile. Anche chi non decide di fare, anche questa distinzione fra agricoltura biologica e agricoltura convenzionale nel nostro interno non esiste perché un'agricoltura convenzionale è, ehm, nell'agricoltura convenzionale si utilizzano il minor numero di, possibile di trattamenti all'anno per riuscire ad avere un raccolto e anche nell'agricoltura biologica utilizziamo dei prodotti fitosanitari che chiaramente sono naturali e non di prodotti. Beh, di sintesi, che servono regolari, per riuscire diciamo. ad avere un raccolto a fine anno? Ecco, io su questo vorrei sentire proprio Aida Selva, agronoma, esperta del settore, presidente del consorzio Terra San Marino. Abbiamo accennato alla questione controlli, abbiamo sentito che gli agricoltori sono risentiti, insomma, l'agricoltura la è sempre la carta vincente comunque. Eh, buonasera a tutti, grazie anch'io. Mi associo ai ringraziamenti per l'invito. Eh, vorrei fare una breve premessa. Eh, innanzitutto, eh, la cosa che vorrei far presente per parlare di questo argomento ci vorrebbe per poterlo sviscerare eh, diciamo un po' meglio, ci Tanto vorrebbe tempo. molto tempo. Eh, e in, inoltre, eh, spiace purtroppo. Che si parli proprio di questo settore, eh, mi associo anche agli diciamo, agricoltori italiani, europei, tutti quanti: che l'attenzione sul settore eh, venga solo a seguito di protesta quello che in primo piano ehm, dovrebbe esserci è l'importanza di questo settore. Secondo me gli agricoltori in Europa eh, sono amareggiati perché non viene riconosciuta, come poi è l'amarezza che provano anche gli, se capita anche gli agricoltori in tutto il mondo e anche qui a San Marino quando non viene riconosciuta la dignità del loro lavoro. Eh, ovviamente eh, questo perché? Eh, perché eh, l'ha già detto il Lorenzo, è stato poi detto anche da altri: il settore primario, il settore primario perché produce cibo. Eh, eh, è la prima cosa, eh, le, dovrebbe essere il settore che de deve essere al centro delle politiche di tutti, diciamo così, tutte le politiche europee italiane e eh, di tutti i paesi. Eh, perché il, i problemi sono stati evidenziati: eh, Covid, guerra, quindi è necessario sicurezza alimentare e approvvigionamento di cibo. E qui arriviamo sicurezza alimentare alla domanda che lei mi ha fatto eh, per quanto riguarda i prodotti. Allora, la sicurezza alimentare deve essere considerata in senso lato. Sia come approvvigionamento, sia come cibi sani, no? Oltre ovviamente anche buoni e, e, e che piacciono, però i gusti sono anche personali, però le caratteristiche igienico-sanitarie certo. ci devono essere. E l'agricoltura sammarinese, ehm, mi permetto di dire al collega Falcioni che eh, da noi l'unità c'è. Perché, ehm, come ha accennato anche Lorenzo Canini, eh, la legge sulla cooperazione che del 1974 ha mantenuto proprio in territorio eh, il, ehm, il settore agricolo, ed inoltre tutti gli agricoltori, tutte le cooperative del settore, eh, ormai 21 anni fa, si sono riunite nel Consorzio Terra di San Marino. E eh, proprio per un'agricoltura di qualità, volta alla tutela dell'ambiente, tecniche rispettose dell'ambiente, ehm, ehm, il Consorzio Terra di San Marino ha, eh, diciamo così, redatto dei disciplinari di produzione volontari. I disciplinari di, volo di produzione volontari, ovviamente, per chi aderisce al Consorzio, ovviamente a questi disciplinari, eh, cosa prevedono? Prevedono controlli? Prevedono caratteristiche eh, degli alimenti di un certo tipo, ovviamente per le varie filiere del settore. E, e questo per garantire eh, ovviamente eh, la sicurezza delle produzioni, l'ambiente, i consumatori. E si può far... fare a meno di questi prodotti? No, 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 non si può fare a meno di questi prodotti perché concordo con, con tutti, è stato detto da tutti, eh, non si può fare a meno perché sono la nostra storia, la nostra cultura, ma sia, sono noi stessi perché siamo quello che mangiamo. Cioè non vorrei fare, la mia non è né retorica né demagogia, è assolutamente la realtà dei fatti. Come si può fare a meno della, eh, non so, penso anche a San Marino, l'Italia. L'Italia, un terzo della, del PIL è agricoltura, la, la, cioè la filiera agroalimentare, certo. perché qui si perde di vista un po' anche tutto quello che c'è. Non parliamo solo di aziende agricole, la trasformazione, la ristorazione, i centri commerciali. Eh, leggevo da un ultimo rapporto, in Italia 600 miliardi, ma certo. nello stesso tempo perché si protesta? Perché si importano anche... Produzioni che forse potremmo, eh, ovviamente. Ultim avere. Ultimo giro veloce di commenti, i controlli, Tonnini. Sì, i controlli è sempre notando. Stata... Siamo carenti o... eh, Siamo sempre stati a favore dei controlli, no? ma è un controllo anche secondo un metodo. Eh, noi abbiamo sempre detto che secondo noi la Commissione Politica Agricole, che è di nomina politica, non è un organo controllore, al, non può esserlo al 100%, ne abbiamo oggi ad esempio i rappresentanti, no? eh, la collega Selva è consigliere politico, in questo caso in di questo maggioranza, caso non è ma è oggi in rappresentante e presidente del Consorzio Terra, uh -huh. quindi però in politica lei rappresenta e vota dei provvedimenti che vanno poi di riflesso su quello che lei rappresenta, no? Eh, Lorenzo Canini è presidente del, della cooperativa la, dell 101 ma è anche facente parte della commissione politiche agricole no. quindi sono lì e votano e, e, e diciamo controllano no, se stessi quindi secondo noi dovrebbe esserci un, un organo terzo o comunque anche possono farlo tranquillamente gli uffici, l'Ugra nella legge sull'etichettatura biologica che avevamo messo che è questo, di questo una direttiva, il segretario. Una direttiva c'era proprio l'istituzione anche di un tavolo formato da tecnici per la formazione degli agricoltori. Questo tavolo credo che non sia mai stato fatto partire, però secondo noi è un organismo perfetto. Cioè nel biologico ci sono degli enti certificatori esterni e visto che da noi esiste sia l'agricoltura convenzionale che prende i contributi, sia l'agricoltore biologico che prende i contributi, credo che bisognerebbe fare un controllo più, no, più attivo però non sono, non sono per, cioè, secondo me gli agricoltori sono una parte importantissima del nostro territorio e io sono convinta che noi possiamo produrre per noi stessi con la qualità più totale. Aida Selva poi segretario. Allora, mi permetto di precisare alcune cose. Uh, io qua sono in veste di Presidente del Consorzio Terra di San Marino, sì. eh, ovviamente sono anche Consigliere della Repubblica. Uh, di solito quando racconto, faccio certe affermazioni, sono documentabili, quindi uh, chi vuole accertare eh, può accertare. Quello che, si, quello, che non, quello che manca in questo settore, purtroppo è eh, la giusta informazione mi permetto di prendere due minuti in più perché eh, è un settore talmente particolare e complicato che bisogna conoscerlo assolutamente allora, la commissione risorse ambientali ed agricole deve dare ovviamente le linee di indirizzo politiche ma non fai i controlli i controlli li fanno ovviamente gli uffici e chi di competenza eh, gli agricoltori nella Commissione Sorse Ambientali Agricole, segretario mi permetto di precisarlo io, non ci sono, anche se secondo me forse qualche rappresentante sarebbe opportuno che ci fosse per far conoscere il la, il del settore, del no? Segretario, no. Lei è nella Adile Tonnini è faceva riferimento alla no, necessità di un organismo. No, no, c era, c era. Credo che Come la risposta sia stata data da, da Ida Silva. Allora, noi all'interno del territorio della Repubblica di San Marino gli organismi li abbiamo tutti. Li abbiamo perché innanzitutto abbiamo un ufficio che si chiama Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole che attraverso i tecnici che seguono sia l'agricoltura convenzionale che l'agricoltura biologica, fanno a livello quotidiano controlli nell'ambito del settore, così come tengono i numeri di tutti quelli che sono il settore, quindi hanno tutto sotto controllo perché siamo un piccolo territorio e hanno giustamente sotto controllo su quelle che sono le attività, su quelli che sono i tipi di colture che vengono fatte, le raccolte che vengono fatte annualmente, tutti i numeri che poi servono alla Commissione per le risorse ambientali ed agricole, per dare poi quelli che sono i contributi e gli incentivi per il sostentamento di quello che è il settore del comparto agricolo. Allora, sono quelli che sono fondamentali oggi per cercare di fare una politica agricola e incentivare soprattutto un settore dove è in difficoltà rispetto a un altro dove non lo è. Io credo che, eh, come è stato giustamente fatto evidenziare, se ci fossero... Più tecnici, anche agricoltori nell'ambito della commissione stessa avremmo anche una, un, un valore aggiunto nell'ambito stesso della Commissione, perché loro stessi, essendo i primi attori dell'agricoltura, della, dell possono aiutare i tecnici della parte pubblica per eh, migliorare quello che è il sistema sammarinese. Sentiamo anche i Canini che è stato chiamato in causa. Sì, è un pochino ho avuto la conferma delle mie parole dette in precedenza. C'è molta disinformazione e questa disinformazione viene portata all'attenzione dei cittadini. E personalmente non, so, non faccio parte della commissione risorse agricole e ambientali, non sono mai stato. Probabilmente come presidente dell'agricoltore sono stato invitato per degli argomenti, per esprimermi, ma assolutamente sentendo il parere di un, di un presidente di un'associazione un non avendo diritto di voto, eh sì. chiaramente quindi... Non ho mai deciso niente, su, di sicuro, sulla mia azienda e sull'azienda dei miei colleghi e sulle cooperative agricole. Però eh, il punto fondamentale è questo. Abbiamo avuto l'esempio poche settimane fa su un'istanza da Rengo. E' un'istanza da Rengo dove si chiedevano dei, delle cose, dei maggiori dei controlli. controlli. Maggiori Noi controlli. non abbiamo nessuna difficoltà eh, o, o ness non, non siamo assolutamente contrari ai maggiori controlli Ci c'è una, eh. una legge che non c'è assolutamente nessun abuso c'è una legge che dà delle direttive e i controlli vengono fatti soprattutto a San Marino in un territorio dove ci sono 56 aziende che adesso in circa siamo una quarantina nel 2024 agricoltori professionali siamo eh, una quindicina di aziende e eh, soprattutto è venuta fuori un'immagine troppo distorta di quello che succede. I prodotti che noi utilizziamo sono autorizzati dalla legge, li utilizziamo eh, con le dovute precauzioni, con le dovute dosi. Siamo dei professionisti, non siamo persone che eh, investono il proprio tempo e le proprie risorse economiche per un'attività eh, fatta in malo modo. Noi dobbiamo portare a casa un reddito. E questo reddito va fatto con attenzione e soprattutto con professionalità. E non vogliamo essere più screditati agli occhi, e al, eh, agli occhi dei, dei nostri consumatori su cose non vere. Almeno chiamateci, informatevi e poi dopo potete dire Chiaro. come stanno le cose. Gli ultimi 30 secondi per Lorenzo Falcioni siamo in chiusura. Sì. Ci sarà a Roma, intanto le chiedo. Eh, no, no, il. Um... Il mio presidente, la CIA nazionale, ha chiesto un incontro al ministro a stretto giro e spero che i nostri rappresentanti nazionali abbiano il giusto confronto. E volevo anche sottolineare TV una grafico. cosa. E gli agricoltori hanno tante spese e, come dicevo prima, sono i primi ambientalisti. Se ci fosse la, pos la possibilità di utilizzare meno... Eh, prodotti, fitofarmaci, meno concimi e ottenere lo stesso risultato, noi saremo il primo a farlo, perché eh, c'è anche una convenienza economica, ma ci vogliono le condizioni e in questo momento, da un punto di vista ambientale, da un punto di vista eh, di, di climatico, non ci sono le condizioni per fare diversamente, quindi abbiamo bisogno non di sovvenzioni, è sbagliato chiamare sovvenzioni, noi, cioè, noi produciamo per dar da mangiare alla, agli animali e alle persone, e la PAC che è iniziata negli anni 60 sta accanto alle aziende agricole per compensare il reddito. Grazie. Grazie, continueremo a seguire l'evolvere della situazione. Grazie per averci seguito. Buona serata a tutti. Grazie.